Grazie Ilaria. Dopo questa presentazione, qualunque cosa io dica potrà soltanto deludervi, ma la colpa non è mia, è sua. Aggiungo un dettaglio alla presentazione. Fra qualche giorno il professor Buttiglione compie 50 anni di matrimonio con Maria Pia, ha 4 figlie e 12 nipoti. Visto che parliamo della persona come relazione, il dettaglio non è ininfluente. Io ho nel terrore che padre Béchard mi dicesse che sono un improvvisatore come tutti gli italiani, di Welschen, dicono loro, ho preparato un testo che è anche scritto, però non lo leggerò perché vi devo ringraziare tutti voi per avermi invitato e per la qualità delle relazioni e delle discussioni che ho sentito. Dopodiché il testo preparato mi è sembrato inadeguato, in piccola parte mi atterrò al testo, ma vorrei esporvi delle riflessioni che sono nate ascoltando ieri e sono maturate nel corso della notte. La prima riflessione è, pensando a quello che ha detto il professor Giachetti, l'introduzione, il lavoro che voi fate da 10 anni, io mi domandavo qual è il nucleo. Io vi dico come l'ho vista io. A me sembra che il problema davanti al quale state voi, che è il grande problema davanti al quale sta la teologia oggi, sia di rifare, ma in un certo senso all'inverso, l'operazione che hanno fatto a suo tempo i padri greci. I padri greci hanno preso una ontologia che c'era già, un'ontologia platonica, poi successivamente anche aristotelica, più i latini che i greci, e hanno cercato di costruire una filosofia che fosse compatibile con la fede cristiana. Esprimere la fede cristiana nel linguaggio della ontologia pre-confezionata platonica, riformando l'ontologia platonica in modo che non contraddicesse la fede cristiana, ove questo fosse necessario. Noi viviamo in una fase storica in cui l'ontologia platonica non gode di una ottima fama. Per loro l'ontologia platonica era lo strumento fondamentale per parlare con il loro tempo, perché era generalmente accolta da tutti, era il linguaggio del loro tempo. Ma oggi non è più il linguaggio del nostro tempo, o almeno non lo è nella stessa misura. E forse bisognerebbe domandarci come fare teologia oggi, partendo da una idea di teologia come riflessione sistematica e critica sopra l'avvenimento cristiano, definizione che io tiro fuori dalle opere, dal pensiero e dai colloqui con Monsignor Luigi Giussani, e ringrazio Giachetti di averlo citato nella sua introduzione, perché mi pare che siamo centri con l'impresa che abbiamo davanti. Ora, io vorrei legare questa prima questione con quello che diceva ieri il padre Servè su von Balthasar. Nella Apocalypse der Deutschen Seele, l'Apocalypse del Deutschen Seele si divide in 3 volumi. Il primo volume porta come titolo Prometheus, e von Balthasar era bravo a scegliere i titoli, perché Prometheus è la fase della storia dell'Occidente in cui c'è fondamentalmente la secolarizzazione del pensiero cristiano. Non ha un ruolo tanto forte in Prometheus, ma questo lo aggiungo io, ma il punto d'arrivo di questa fase di secolarizzazione è il marxismo. Non a caso la tesi di laurea di Marx nel frontespizio, cioè l'immagine era dedicata a Prometeo, la prima pagina di dedica, Prometeo è l'eroe eponimo. In questa fase il cristianesimo viene secolarizzato accettando l'immagine cristiana della persona umana,
Ma ponendo la questione, quella immagine può essere realizzata nella storia prescindendo da Cristo, mettendo da parte Cristo? È il tema di maturità di Karl Marx. Nel tema di maturità di Karl Marx gli chiedono di commentare il Vangelo di Giovanni, credo che sia il capitolo 15 che deve commentare, e lui dice, ma questa unità non si può costruire mettendo da parte il fondamento dogmatico cristiano? Ed esprime questa ambizione, lo spirito del tempo, Prometeo. Ma il secondo volume è, se devo dire, io ho l'impressione che tutta la teologia contemporanea sia rimasta ferma a Prometeo. Se prendete, per esempio, tutta l'opera di Karl Rahner, no, la cristologia trascendentale di Karl Rahner è un tentativo di fare i conti con questa fase della storia del pensiero. Invece, per von Balthasar, dopo Prometeo, viene Dioniso. E chi è Dioniso? Dioniso è Nietzsche. Nietzsche ha decostruito il paradigma platonico. Il paradigma platonico, che poi ritroviamo anche in San Tommaso, dappertutto, il paradigma platonico è fondato sull'idea che il bene è l'uno, cioè lo spirito riconduce ad unità la pluralità scomposta delle passioni umane, delle contraddizioni che incontriamo nel mondo. L'uno è il bene. L'uno è il bene e contemporaneamente l'essere è il bene. Ens et bonum convertuntur. Il punto di partenza della filosofia è il bene. E questo punto di partenza è accolto anche da San Tommaso. No, primo quod cadit in intenzione est ens. E questo è il punto di partenza, l'ontologia si sviluppa poi come ontologia formale, un'ontologia che mette al centro il to ontoson, ciò che propriamente è essere, ciò che più propriamente è essere, l'essere in quanto comune a tutti gli enti, l'essere come qualità comune di tutti gli enti. Io credo che il postmoderno, nella sua differenza specifica dal moderno, inizia quando questo viene messo in questione. È vero che l'essere è bene? Perché se non è più vero che l'essere è bene, tutta la costruzione della metafisica classica crolla. Chi è che mette, il primo che mette in questione, no, non bisogna mai dire il primo, perché ogni storia ha una preistoria, quindi sicuramente c'è qualcuno che l'ha detto prima. Ma il primo che mi viene in mente a me, che ha messo in questione la equivalenza di essere e bene, è Shakespeare. To be or not to be, essere o non essere, questo è il problema. Se sia cosa più nobile soffrire le ingiurie e le offese di una fortuna avversa, o prendere le armi contro un mare di dolori, opponendosi ad essi por loro fine. Dove opponendosi ad essi e por loro fine, non significa che si pone fine ai dolori, significa che si pone fine a se stesso. Non vale la pena di vivere. Dopo Shakespeare, Leopardi, il canto di un pastore errante dell'Asia. No? Questo l'avevo citato invece, qui nel mio testo. Nel canto del pastore errante dell'Asia, Leopardi a un certo punto si dice ed è la conclusione, è funesto a chi nasce il di Natale. Conformemente all'idea che ogni storia è una preistoria, potremmo dire che questo ha un'anticipazione nel mondo greco. On oitheoi filusin apotheneskei neos, colui che è caro agli dei muore giovane. Lì però è un po' diverso, perché il male non è l'essere, è la vecchiaia, ma l'essere non è detto che sia bene. È un paradosso, Aristotele direbbe, ma no, c'è un metodo per dimostrare che questo è falso. Questo metodo è invitare colui che nega la verità evidente, tu lo inviti ad accettare conseguenze inaccettabili del suo avere negato la verità, è la demonstratio per absurdum.
Ma siamo sicuri che regga la demonstratio per absurdum davanti a questo? Io sono il felice marito di una psicanalista e ho imparato che c'è una crescita drammatica dei suicidi fra i giovani, c'è una crescita drammatica dell'anoressia fra i giovani. Il rifiuto del cibo è il modo in cui si esprime il rifiuto di accettare l'equivalenza di essere bene. Non è detto che l'essere sia bene, o perlomeno non è un dato di partenza così chiaro come la metafisica classica suppone. Se l'essere non equivale al bene, allora ci troviamo su di un terreno totalmente nuovo. Come costruire un pensiero in una fase storica in cui non è più vero che l'essere è bene, o che non è più accettato a priori tranquillamente che l'essere è bene? In questo senso mi veniva in mente che von Balthasar è, credo, non sono sicuro, l'unico teologo che pensa dopo Nietzsche. Tutta la teologia rareliana è una teologia pre-Nietzsche. Gli interlocutori di Rahner sono Kant, Heidegger anche, ma non per l'aspetto in cui Heidegger si colloca dopo Nietzsche. Come possiamo affermare l'essere come bene? E qui mi viene in mente che l'affermazione dell'essere come bene è legata all'esperienza dell'incontro con l'altro, con qualunque altro, no, con un altro che sia capace di risvegliare in me la memoria della verità dell'essere, che è contenuta in ogni essere umano, ma che non emerge fuori dalla realtà dell'incontro. San Tommaso, lo stiamo tirando un po' per i capelli, un po' fuori dall'ambito suo originario, ma ci dice che nihil potest de potentia deduci in actum, nisi per aliquo densi in actum. E Don Giussani traduceva che il giovane si sveglia alla realtà del suo essere nell'incontro con un adulto che lo richiama a questa verità, che gli testimonia questa verità. È il senso della educazione, educere, tirare fuori. C'è dentro, ma non emerge fin quando non incontra un'esperienza di maturità umana. Qual è la prima esperienza di maturità umana che noi incontriamo? La prima esperienza di maturità umana che incontriamo, lo ricordava il padre Servet ieri, è l'incontro con la madre. Platone, nel Fedro, nel Simposio, il grande discorso di Diotima nel Simposio, ci ha spiegato come scopriamo noi stessi nell'incontro con la donna amata. Iniziamo ad essere noi stessi nell'incontro con la donna amata. Però c'è una donna che non mi senta mia moglie, è ugualmente importante, non dirò più importante, ma è ugualmente importante che la donna amata è questa donna della madre. E quella della madre è un'esperienza universalmente umana, quella della moglie non è universalmente umana. Il bambino inizia a riconoscere se stesso nella relazione con la madre, costituisce se stesso nella relazione con la madre. E poi di nuovo, e questa relazione è una relazione archetipica, perché la percezione della positività dell'essere è legata alla relazione con la madre. Poi sì, la relazione con la madre è una relazione archetipica, cioè ci sono altre relazioni che ripetono da punti di vista diversi la relazione con la madre, prima di tutto è la relazione col padre, ma poi con gli amici, con i fratelli e le sorelle, quando uno ha la fortuna di avere fratelli e sorelle, fortuna che oggi è piuttosto rara, gli amici, con tutte le relazioni umane si costruiscono a partire da questo dato archetipico. Poi tra queste relazioni umane un significato particolarmente forte acquisisce la relazione con la persona amata. Qui c'è
su questo si inserisce il grande tema della sessualità. Questo tema dello scoprire se stesso nella relazione con la donna amata è l'oggetto di un capolavoro di Karol Wojtyła, Amore e responsabilità, che non è un manualetto per fidanzati, anche se si può usare come un manualetto per fidanzati, ma è una riflessione profonda sul senso della sessualità umana, che si riallaccia direttamente appunto al simposio e al Fedro. L'amore sessuale è una divina follia, è theia mania. Perché una divina follia? Perché l'uomo esce da se stesso e colloca il proprio centro affettivo fuori di sé. Ma non potremmo dire anche che l'uomo, più che collocare il proprio centro affettivo fuori di sé, riconosce un centro della realtà che originariamente è fuori di sé, e lo riconosce nella relazione con la donna amata. Anche qui stiamo parlando di relazioni archetipiche, nel senso che si mette in evidenza qualcosa che poi vale anche per altre relazioni. Qui c'è il tema della libertà. Cos'è la libertà? La versione kantiana della libertà è autodeterminazione, e la libertà certamente è autodeterminazione, ma è solo autodeterminazione se io mi domando qual è l'esperienza di libertà che io ricordo con più, che sento più costitutiva della mia identità. L'esperienza di libertà più costitutiva della mia libertà, della mia persona, è quando la ragazza, che poi è diventata mia moglie, mi ha detto di sì. Ma allora la libertà vive nel dialogo con la libertà di un altro, si compie nel dialogo con la libertà di un altro. Lasciata a se stessa, la libertà è sterile. Un uomo che non si gioca la sua libertà in un incontro muore vuoto. Il mio amico Stanislao Grigiel, all'inizio di un bellissimo libretto, L'uomo visto dalla vistola, dice che tanta gente esce da questo mondo vuota perché nessun incontro l'ha riempita. Ma perché la libertà compie la sua funzione, deve essere rischiata e donata. La libertà esiste perché possa esistere il dono libero di sé, cioè perché possa esistere l'appartenenza. L'appartenenza può esistere anche in un altro modo: uno si impadronisce dell'altro, lo rende schiavo, ecco, quella non è, non va bene, non esprime la verità ontologica della relazione. Ma una libertà senza appartenenza, e questo è il dramma del presente, no? Pensare la libertà non come condizione dell'appartenenza, non come cammino verso l'appartenenza, ma come il diritto di chiudersi in se stesso. Il diritto a rinunciare alla relazione. Potremmo dire che nel mondo di oggi noi viviamo due dinamismi, solo apparentemente contraddittori. Un dinamismo è che viviamo in un mondo di puri oggetti. La scienza moderna ci ha insegnato a costruire un mondo di puri oggetti. Descartes e Fermat scoprono in qualche modo la meccanica razionale, sono gli antenati della meccanica razionale. Galileo ci dona il metodo sperimentale. La meccanica razionale e la geometria analitica, prima ancora, ci insegnano a vedere il mondo come un sistema di oggetti in movimento nel tempo e nello spazio. Oggetti che sono puri oggetti, non sono gli oggetti aristotelici che hanno una forma e una finalità, no, obbediscono soltanto a una casualità materiale e efficiente. Da un lato viviamo in questo mondo, tutto quello che voi vedete è stato fatto con la meccanica razionale, tutto quello che c'è in questa stanza e anche nel mondo fuori di questa stanza è stato fatto con la meccanica razionale. Noi moderni viviamo in un mondo fatto dalla meccanica razionale. Ma questo metodo è capace di rendere ragione dell'uomo, ci permette di capire il mondo dei puri oggetti, tutta la scienza galileiana deriva da lì, ma ci permette di capire il mondo umano? Pascal dice di no, Spinoza dice di sì, con alcune variazioni.
E il mondo umano che ne è? Perché non possiamo negare che c'è un mondo umano irriducibile al mondo dei puri oggetti. La tendenza moderna è dire il mondo umano irriducibile al mondo dei puri oggetti è mera passione. Se vedete come vive la gente, 8 ore di lavoro sottoposto alla regola della razionalità e poi il binge drinking o la droga o un mondo dell'affettività totalmente disordinato, privo di, che non riesce a trovare un punto, un ubicon system. Edith Stein, nella sua filosofia dell'educazione, ci dà una interessante visione sulla psicanalisi. Eric Pivara ha scritto una recensione del libro di Edith Stein, veramente geniale. In poche pagine, cosa ci dicono il combinato disposto di Edith Stein e di Eric Pivara? Che l'essere umano è, cioè che il soggetto, come lo ha presupposto Descartes, da Descartes a Kant e poi oltre, no, questo soggetto è un'astrazione. L'essere umano reale è un magma di istinti che vengono plasmati attraverso l'esperienza dell'incontro. Dove attraverso l'esperienza educativa, l'esperienza della cultura, che è fatta di incontri. Dove questo viene a mancare, il soggetto si disfa, si decompone. Una componente si occupa della riproduzione della vita, del lavoro, e un'altra è allucinatoria, inventa mondi fittizi per non fare i conti col mondo reale. È il mondo del divertissement di Pascal. Il divertissement che non è più qualcosa che ci distoglie dal pensare la realtà, ma si sostituisce alla realtà, in quanto realtà virtuale si sostituisce alla realtà. Tutto il tema della post-verità di cui si parla oggi, no? È il tema del divertissement che si presenta come realtà. E la realtà, diciamo così, reale, viene progressivamente emarginata. Chi sono io? Sono quello che io decido di essere, non ciò che in effetti sono. E l'incontro che mi rivela chi realmente io sono è emarginato. Perché? E questa è la obiezione che io farei un poco a tutto il filone Ricoeur-Levinas. L'incontro con l'altro è rivelatore, ma è anche traditore. L'esperienza dell'appartenere attraverso l'amore, che è l'esperienza che mi costituisce, è un'esperienza che mi conferma che l'essere è bene, che dà fondamento reale al fatto che l'essere è bene, permette di riscoprire l'ens et bonum convertuntur, ma non è proprio così, perché è vero questo ed è vero anche il contrario. Nella ballata del carcere di Reading, Oscar Wilde ha una frase terribile: ognuno uccide ciò che ama. Ognuno fa l'esperienza di essere tradito, ognuno fa l'esperienza del tradire. E questo mette nuovamente in discussione ciò che abbiamo detto prima. L'essere è bene. Una delle grandi scoperte di Freud è l'ambiguità di tutto. Non c'è nulla al mondo che non sia ambiguo, nemmeno l'amore della madre per il figlio, perché la madre può abortire, la madre può rifiutare il figlio, la madre può impadronirsi del figlio, impedendogli di decollare verso la sua libertà. La madre può essere castrante. Perfino la madre non è ambigua, niente c'è di ambiguo. Stranamente, questa scoperta freudiana i cattolici non l'hanno capita. A me sempre ha fatto venire in mente, ricordate, l'abbiamo pregato insieme tante volte, sine tuo lumine, nihil est in nomine, nihil est in noxium, senza la luce che viene da Dio,
Nulla nell'uomo è innoxium, non nocente, non ambiguo, diciamo. Questo dice che la umanità ha bisogno, è strutturalmente bisognosa di essere salvata. Il tema della salvezza non è un tema estraneo alla ontologia. L'ontologia dell'uomo vive una scissione. Torniamo a von Balthasar, la teodrammatica, pensare la vicenda umana come un dramma e non come una vita piatta e serena. No, la vita non è né piatta né serena, la vita è drammatica. La vita di Dio è drammatica, cioè la storia, l'essere ha una storia e questa storia è drammatica. E questa storia si ripete nella vita dell'uomo, collegando dimensioni tradizionalmente tenute separate, quella della ontologia, enset bonum convertuntur, e per esempio quella della vita della famiglia. Dove la vita della famiglia si sfascia, dove viene meno quell'utero spirituale di cui parla San Tommaso, uno che ne parlava spesso e volentieri era Caffarra, Carlo Caffarra, dove viene meno questo utero spirituale, il soggetto non si costituisce in modo adeguato e diventa incapace di riconoscere la verità che l'essere è bene. E quindi l'ontologia va recuperata a partire dall'esperienza scissa, non può essere presupposta, va ritrovata a partire dall'esperienza dell'uomo di oggi, che è un'esperienza scissa, che ha bisogno di essere risanata. E come la si risana? Inevitabilmente, a mio parere, il tema dell'ontologia incontra il tema della grazia. L'essere ha una storia, l'essere è storia. Nella storia dell'essere, Gesù Cristo è non una visione nuova, è l'irruzione di un'energia di vita che risana questa scissione. E quindi permette anche una dottrina, no? Permette anche una visione diversa. Ma il dato di partenza è l'esperienza di questa visione, l'esperienza di questa energia che entra nella vita. Sant'Agostino ha scritto una volta: «Ego vero evangelio non crederem nisi mii ecclesiae persuaderetur auctoritas». Io non crederei al Vangelo se non mi persuadesse l'autorità della Chiesa. E cos'è l'autorità della Chiesa? Cos'è che mi persuade? Qual è la differenza, diciamo, anche tra la posizione cattolica e la posizione evangelica? Ho in mente adesso non Lutero, ma gli evangelici degli Stati Uniti su questo. La fede non inizia con la scrittura, chiedo scusa agli esegeti, non inizia, e a me il Vangelo non interesserebbe se non avessi fatto l'esperienza dell'incontro con una santità che mi ha reso interessante il Vangelo. L'autorità della Chiesa è la santità. Incontrare qualcuno che ha una passione per la tua vita più grande di quella che avevi tu e che ti insegna ad avere passione per la tua vita e quindi per la realtà, e ti sottrae al divertissement, alla scissione di un mondo che fa di tutto per impedirti di vedere la verità di te stesso. E a partire dall'incontro che il Vangelo diventa interessante. Ma senza l'incontro il Vangelo non sarebbe interessante. L'autorità della Chiesa non è un fatto giuridico, l'autorità della Chiesa è l'esperienza della santità che passa attraverso i genitori, dei maestri, un prete, un professore, una ragazza che ti costringe a prendere sul serio la fede, le contingenze della vita, che si presenta attraverso le contingenze della vita. A me sembra che questo ci dia una traccia. Riscoprire l'ontologia, l'enset bonum convertuntur, ma a partire da una condizione scissa. Perché se tu presupponi il dato ontologico della coincidenza del bene e dell'essere, davanti a un uomo che quel dato ontologico non vive, non riesci a entrare in un dialogo.
Cioè ti collochi prima di Nietzsche e non dopo. Il problema, in un certo senso, è un problema di contesto. L'altra grande lezione di Nietzsche è che, la dico al modo di Del Noce, che mi sembra meglio, Del Noce diceva, la filosofia si colloca sempre dentro una teologia presupposta. E questo è un po' contro l'idea della filosofia pura, però rifletteteci. Pensate a Platone, pensate agli ultimi studi su Platone, la grande rivoluzione nel campo degli studi platonici fatta con la scoperta delle dottrine non scritte da parte di Geiser, di Kremer e di Reale. Platone si colloca all'interno della cosmovisione greca. È un tentativo di riorganizzare, correggere, ristrutturare, secolarizzare, chiamatelo come volete, la cosmovisione greca. Allo stesso modo, se prendete Descartes, Del Noce mostra bene, esiste una teologia molinista presupposta che condiziona tutto lo sviluppo della filosofia moderna. La filosofia moderna, a partire da Descartes, non la filosofia moderna, una parte della filosofia moderna a partire da Descartes, trae le conseguenze ultime della posizione molinista. La filosofia si colloca sempre dentro un orizzonte presupposto, un orizzonte teologico presupposto. E questo è quello che non mi ha mai convinto in una certa posizione tomista. Ricordo il mio amico Josef Tischner, che scrisse tanti anni fa un articolo sulla fine dell'epoca tomista della storia della filosofia, più o meno indicando questo percorso che io sto cercando adesso di illustrare. Cos'è che non convince? L'idea della dimostrazione della esistenza di Dio, come se ci fosse qualcosa che viene prima, che è la dimostrazione razionale dell'esistenza di Dio, la scoperta del fondamento, poi, dato il fondamento, poi viene la rivelazione. Intanto è il concetto di dimostrazione che è diverso da quello della scienza moderna. E poi nella vita non è così. Prima c'è l'esperienza dell'incontro con Cristo, poi c'è il pensare dentro Cristo. E la fides quaerens intellectum. Pascal, invece, che sapeva bene cos'è la scienza moderna, ci dice che il pensiero inizia con un'assiomatica della fede. La scienza inizia sempre con un'assiomatica, un insieme di assiomi che vengono accettati come veri, senza prove. La prova è la riconduzione all'assioma, ma l'assioma non può essere provato. L'ultimo, l'elaborazione più compiuta di questo la trovate nei teoremi di Gödel. Kurt Gödel ha dato la dimostrazione più moderna, più adeguata, più elaborata di questo metodo della scienza. Nessuna scienza può provare gli assiomi che stanno alla sua parte. Gli assiomi sono assiomi che negli elementi di geometria di Euclide, che due rette parallele non si incontrano mai, non è dimostrato, è un assioma. Il pensare cristiano inizia con un'assiomatica cristiana. E qual è la prova dell'assiomatica di una scienza? La prova dell'assiomatica di una scienza è che funziona. Quindi non è una prova. non è una prova, perlomeno nel senso in cui la scienza moderna parla di prove. Perché la prova è il ricondurre a un assioma accettato come originariamente evidente. L'assioma comunica la sua verità attraverso la prova, ma la verità dell'assioma è presupposta. Che era poi il metodo di Don Giussani quando ci diceva vieni e vedi, vieni, partecipa ad un'esperienza, questa esperienza contiene la propria autovalidazione. Qual è la prova della vita? Che fa vivere. E cosa vuol dire fa vivere? Vuol dire che quel magma, di cui parlavamo all'inizio, viene aiutato a costituirsi come soggetto. E
attraverso un'amicizia che è capace di perdonare e che non tradisce. L'amicizia di Cristo è capace di perdono ed è un'amicizia che alla fine non tradisce, è fedele a se stessa. Usque ad mortem, mortem autem crucis. E questo ti permette di costituire effettivamente la tua soggettività. E questa amicizia passa attraverso l'amicizia di persone concrete, la vita della Chiesa, il sacramento della Chiesa. La Chiesa come sacramento. L'incontro con queste persone fa in modo che tu costituisca la tua unità e tu viva. Questo, credo, andrebbe legato anche con un'altra cosa, il tema della soggettività e della comunione, persona e comunione, che non sono due cose diverse, perché se la mia persona è costituita dall'incontro con l'altro e se l'incontro con l'altro è ultimamente reso possibile dall'incontro con Dio in Cristo, allora la mia persona è ontologicamente legata con la persona dell'altro. È vero che sui iuris et altero incommunicabilis, come ci dice Boezio, però questo altero incommunicabilis subisce un'eccezione, tranne che attraverso l'esperienza del libero dono di sé, il Concilio Ecumenico Vaticano II. Io non posso definire, io non so quello che penso. Ecco, il sacramento del matrimonio, che è quello a me più vicino, dà un esempio. Io non so quello che penso fin quando non ho parlato con mia moglie. Non so quello che voglio fin quando non ho parlato con mia moglie e con le mie figlie. Perché? Perché non posso pensare un mio bene che non sia inclusivo del loro bene. Questo non vuol dire che io faccia sempre quello che vuole mia moglie. Quasi sempre, ma non so. Però vuol dire che io non so quello che voglio fin quando non ho sentito le persone attraverso, che mi costituiscono come soggetto. Quando facevo politica c'era sempre il problema: ah, ma voi prendete ordini dai vescovi. Io non prendo ordini dal mio vescovo, ma io non so quello che penso fin quando non ho parlato con il mio vescovo. Perché? Perché il dialogo con il mio vescovo è costitutivo della mia persona. Non sempre farò quello che vuole il mio vescovo. A volte dovrò spiegargli che quello che vuole lui è totalmente impossibile. Ma non so quello che voglio, non so quello che penso. Fuori, ecco, imparare questa dimensione comunionale del pensiero. Se guardiamo la teologia di oggi, uno dei problemi è che manca questa dimensione comunionale del pensiero. Il proprio pensiero è costituito a partire da un'idea di soggettività e di personalità che non è immediatamente comunionale. Don Giussani ci diceva: quando io penso che il Papa si sbaglia, la domanda che mi devo porre è: dove mi sono sbagliato io? Pensare comunionale è capire che non posso pensare fuori di quella relazione. E quindi perlomeno devo pormi il problema se non mi sono sbagliato io. Questo vale non solo per il Papa, vale anche per la moglie, vale per ognuno, vale all'interno della sua condizione. Un pensiero comunionale, che non esclude contraddizioni, scontri, ma che considera l'altro come parte di sé. Il concetto, e questo è legato anche col concetto di ambiente, ognuno di noi vive dentro un ambiente, che può essere la famiglia, può essere diverso per ognuno, e noi costituiamo il nostro pensiero, la nostra personalità, nella relazione con l'ambiente. Siamo la relazione con l'ambiente. L'idea di un pensiero totalmente isolato è un assurdo. No, Padre Servè, mi pare, citava l'esperimento di Federico II. No? Bambini ai quali nessuno parla, muoiono. Perché non imparano a parlare comunque. Voleva scoprire quale fosse la lingua originaria dell'uomo, no? E allora la lingua che loro parleranno, se nessuno parla loro un'altra lingua, è la lingua originaria dell'uomo. La lingua originaria dell'uomo è la morte. A questo destino sottrae l'incontro con l'altro. Allora, mi sembra che questo ci dia
ecco, quando dicevo von Balthasar ha una prospettiva dopo Nietzsche, che attende di essere sviluppata, perché anche in von Balthasar è forse più accennata che totalmente sviluppata, tranne forse che proprio in quel, nel secondo libro di Apocalypse del Deutschenswille, ma poi ritorna nella più drammatica, no? Pensare dopo Nietzsche significa pensare non a partire dall'essere, ma a partire da una esperienza che fonda l'essere. E l'esperienza dell'incontro è un'esperienza che fonda l'essere. Lo fonda in modo adeguato? No, perché l'incontro dell'uomo con l'uomo è attraversato dal peccato originale. Attende di essere compiuto, risanato, dall'incontro con Cristo. Non so come stiamo con i tempi, ho perso il controllo. No, abbiamo ancora 10 minuti. Abbiamo ancora 10 minuti. Allora introdurremo un altro tema che a me particolarmente caro. Abbiamo parlato del tema della madre. Una cosa che io penso dobbiamo inserire nella nostra riflessione è il tema del femminile. Perché la persona è un essere che è strutturalmente, ontologicamente capace, diceva Giovanni Paolo II, di accogliere dentro di sé un'altra persona per generarla nella vita eterna. L'utero spirituale non è soltanto la famiglia, anche la persona in un certo senso è un utero spirituale. Accogliere dentro di sé un altro per generarlo nella vita eterna. Questa esperienza però, che è della persona, trova un archetipo fondamentale nell'esperienza della gravidanza, del parto e dell'accudimento del bambino nel primo periodo dopo la nascita. E questa è un'esperienza tipicamente femminile. L'archetipo della persona è la madre. Pensare il tema della maternità e quindi della femminilità come tema teologico. E in connessione con questo pensare il tema mariano. Io adesso sono molto impegnato con i miei amici, dove Marta Rodriguez? Non la vedo, eccola, con i miei amici dell'Accademia de Leaders Catholicos, de Leaders Latinoamericanos Catholicos, il Catholicos Latinoamericano, sul tema di Guadalupe. L'idea è nata con le celebrazioni per il 500° anniversario della conquista del Messico. 1521, Cortés conquista città del Tenochtitlan, città del Messico. E hanno fatto le grandi celebrazioni, il colonialismo, l'oppressione. Ma l'America Latina non nasce nel 1521, nasce nel 1531, 10 anni dopo, quando la Vergine appare a Juan Diego di Guadalupe. La cultura mesoamericana è una grande cultura, è una grande cultura che mescola elementi meravigliosi e elementi orribili, come tutte le culture umane. C'è la percezione che l'uomo è un nulla, che Dio è tutto, e che tutta la cultura, tutte le religioni naturali sono fondamentalmente manicheiste. C'è l'opposizione del bene e del male. E gli dèi, per garantire che il sole possa nascere ogni giorno, devono lottare contro le tenebre. E per vincere la battaglia contro le tenebre hanno bisogno del sangue degli uomini. Il sacrificio è il riconoscimento che Dio è tutto, che l'uomo è nulla, ed è contemporaneamente l'alimento della lotta degli dèi perché il mondo possa vivere, perché il sole possa sorgere. Ovviamente gli spagnoli considerano tutto questo un abominio, distruggono gli altari, ammazzano i sacerdoti e il popolo si perde, perde la ragione del proprio vivere, perché l'uomo si costituisce in relazione con gli altri uomini, ma fondamentalmente in relazione con l'assoluto. Una volta von Balthasar diceva, non so dove l'abbia scritto, ma l'ho detto in un seminario con alcuni amici di Comunione e Liberazione, lui spiegava che
Marx dice che l'uomo non si pone questioni che non sia in grado di risolvere, e che invece è vero il contrario. L'uomo si pone questioni che non è in grado di risolvere, il rapporto con l'assoluto, ma il modo in cui risolve le questioni che può risolvere dipende dal modo in cui imposta le questioni che non può risolvere. Il rapporto con l'assoluto è costitutivo di una cultura, il punto ultimo costitutivo di una cultura. E quindi la gente, le madri non curano più i figli, non si seminano più i campi. Perché seminare i campi? Se l'ordine cosmico è stato distrutto, se non c'è più la garanzia che a suo tempo verrà il tempo del raccolto. E poi appare questa ragazza a Juan Diego. È mesoamericana, ha i simboli mesoamericani, il sole, quello che deve sorgere attraverso il sacrificio, la lotta degli dèi e il sacrificio del sangue degli uomini, sorge alle sue spalle ed è circondata da 12 stelle. Ha la croce al collo e dice: io sono la madre del Dio per cui si vive. È il tema della maternità, ma la Chiesa ha sempre avuto paura delle religioni della grande madre, perché il tema della maternità appunto è ambiguo. È il tema della maternità purificata e quindi che permette l'incontro con Cristo. È il tema dell'Immacolata Concezione, dogma allora che verrà molti secoli dopo, ma che è diffusissimo nella devozione alla Madonna di Guadalupe fin dall'origine. E ritroviamo in una forma meravigliosa in Rilke, Annunciazione di Rilke. Che bello. Du bist nicht näher an Gott als wir, wir sind im alle weit. Tu non sei più vicino a Dio di noi, tutti siamo lontani. Così inizia l'angelo, l'Annunciazione. E chiude: ich bin der Tag, ich bin der Tau, du aber bist der Baum. Io sono il giorno, io sono la rugiada, tu però sei l'albero. Cioè, è la continuità della storia dell'uomo che va a vivere l'esperienza dell'accoglimento dentro di sé, personalistico, ma nella forma archetipica femminile della gravidanza, dell'incontro risolutivo, quell'incontro a cui tutti gli altri accennano e che nessun altro invece riesce a realizzare. Tutto questo, il tema mariano, è sempre stato un po' accantonato, un po' per la paura delle religioni della grande madre, un po' per la paura del sincretismo, un po' per il fatto che, oggettivamente, è difficile da fondare su di una ontologia formale. Lo puoi fondare dentro un'assiomatica cristiana dentro la quale inizi a pensare, ma se l'orizzonte primo del pensiero, sul quale poi devi inserire la rivelazione, è un'ontologia formale, come fai a inserire? E allora si perde e si crea uno iato. In America Latina questo è particolarmente evidente, fra la pietà popolare mariana e la teologia che non sa cosa fare, non sa come entrare, come collocarla. Anche perché io credo che dovremmo pensare questi temi anche in relazione con, non in una maniera autoreferenziale. Si fa teologia per permettere un annuncio, in funzione di un annuncio da fare, di una pastorale da costruire. E una teologia la quale recupera l'assiomatica cristiana, che pensa la filosofia dentro l'assiomatica cristiana, con la sfida di mostrare che questo permette una comprensione più compiuta dell'uomo, permette di risolvere il problema dell'uomo, perché l'uomo non è, deve essere, ma non è costituito. Per costituirsi ha bisogno di questo dialogo. San Paolo, credo sia nella prima lettera ai Corinzi, posso sbagliare, ci dice che la storia dell'uomo oscilla tra il sì e il no. Dio parla con Abramo, gli fa una promessa, diventerà padre di una moltitudine di popoli.
Però questa promessa non si realizza, o si realizza a metà. Parla con Mosè, gli promette la terra promessa, però Mosè nella terra promessa non entra, poi gli ebrei entrano nella terra promessa, ma verranno ridotti in schiavitù dai filistei. Poi promette a Davide, ma anche con Davide dura poco, il regno si dissolve, nascono i due regni, e il sì e il no. E anche i salmi, no? Questa ripetuta, insistente, quasi ossessiva fiducia nell'intervento di Dio. È evidente che nasconde un dubbio radicale. No? Perché, Signore, non vieni? Perché non mantieni le promesse che hai fatto? E dice San Paolo, Gesù Cristo è il sì definitivo di Dio. Fino a Gesù Cristo il sì e il no hanno in qualche modo uguale probabilità. Ci sono elementi, Pascal di nuovo, ci sono elementi sufficienti perché quelli che desiderano Dio lo possano vedere ed elementi sufficienti perché quelli che non desiderano Dio non siano costretti a vederlo. La vita è tra il sì e il no. È la presenza di Cristo il sì definitivo di Dio. E questo sì risana, non è soltanto la scoperta di una verità che c'era dal principio, sì, è la scoperta di una verità che c'era dal principio, di una verità però che si era spezzata, è la ricomposizione di questa verità. La presenza di Cristo non solo ti fa vedere la verità sull'uomo, te la fa vedere perché la ricostruisci, perché quella frattura viene risanata. E questo permette una filosofia che non è una filosofia cristiana nel senso di una filosofia che vale per i cristiani e non vale per gli altri, perché tutti sono chiamati a essere cristiani, perché quella verità è destinata ad avvenire per tutti, ad avvenire progressivamente nel tempo e ad avvenire attraverso una modalità comunionale. Modalità comunionale significa che non può avvenire per me se non avviene contemporaneamente per non dirò per tutti gli uomini, perché è astratto, per le persone che mi sono più care e vicine. Certo, poi per cerchi concentrici questo vuol dire tutti gli uomini. C'è una tesi di, e con questo chiudo, una tesi di De Lubac, che una volta De Lubac si è occupato dei riti cinesi. Credo perché gli dissero di non occuparsi di altre cose, pensando che non avrebbe fatto danno se si fosse occupato dei riti cinesi, e lui scrisse sui riti cinesi. E riscatta l'idea del battesimo degli antenati. I bambini sono battezzati nella fede dei genitori, perché ancora la fede non ce la possono avere loro. Ma è possibile battezzare i padri nella fede dei figli? I padri hanno mantenuto una speranza. Se hanno generato dei figli vuol dire, e li hanno allevati, vuol dire che hanno mantenuto una speranza, che hanno trasmesso ai loro figli. E questo implica che se avessero potuto incontrare il Signore lo avrebbero riconosciuto. Il figlio che compie la speranza del padre al tempo stesso lo salva, perché è fatto dal padre e quindi nel suo sì è contenuto anche il sì del padre. È una tesi che per la verità è anticipata un poco in cattolicismo, no? Siamo legati gli uni con gli altri, siamo una cosa sola. Per questo il peccato di Adamo vale per tutti. E per questo la risurrezione di Cristo è la risurrezione di tutti. Chiedo scusa per la confusione, però ascoltandovi mi sono venute molte idee. Chi vuole leggere il testo originario lo può chiedere al padre Giacchetti.